verso nuovi traguardi. Teresa, Suor Teresa, colei che ci ha accompagnato, ma chi è? Prima di incontrare frate Ettore, era un'attrice, forse è anche un'attrice di successo. Il suo amore per il teatro contagiò l'opera di frate Ettore. Vediamo come e perché. Sto slegando il filo per metterlo sul palco. Sono quelli che con i secchi d'acqua spengono l'incendio che ha causato una persona lì a Casa Betania. C'è stato effettivamente un incendio a Casa Betania, anzi più di uno. E frate Ettore è riuscito a spegnerlo con l'aiuto di tutti e anche quello è stato un momento provvidenziale. Vi devo presentare Carmelo. Carmelo, che cosa muovi tu? Era fuoco. Il? Fuoco. Non è che io ho un debole per Luigi, però è abruzzese, è dell'Aquila. Il Sì. terremoto c'è stato pure nella Come tua. no, in quella zona lì, il centro è stato. Ah, proprio la tua Sì, frazione. proprio, sì, purtroppo. Hai visto che bella marionetta? Questa è la mia. Mi hanno fatto questa marionetta, la trovo fantastica. Perché lei fa un prologo a un certo punto e racconta di questo incontro con fratello Ettore, racconta del motivo per cui vogliamo fare questo teatro che è un dono, perché per noi il teatro è questo, è veramente un dono e lo viviamo in questo modo. Penso che molte più persone dovrebbero cimentarsi nell'arte e essere creative, perché per dare un nuovo impulso, una nuova spinta a questa cosa. Siamo diventati troppo settoriali, questi fanno il teatro, quegli altri fanno questa cosa. Sì, bello, bello specializzarsi, ma è bello anche creare liberamente. Questo è il nostro laboratorio teatrale, dove costruiamo i nostri spettacoli che poi porteremo in giro, i nostri spettacoli di testimonianza. Costruiamo proprio con le mani, usando materiale di riciclo. Ci teniamo moltissimo. Il plessiglass che usiamo, per esempio, per lo spettacolo Ettore dei Poveri viene direttamente dal primo rifugio di Fratello Ettore. Ci siamo andati a prendere tutti i pezzi di plessiglass per comporli. Molte scene sono fatte da fotocopie. Fratello Ettore faceva tanti collage con il cuore di Gesù, la scritta edificante, poi la Madonna e li abbiamo ingranditi questi collage per fare delle quinte del nostro spettacolo. Ecco, per dire che sia un teatro proprio vissuto, che sia un teatro vissuto e fatto col cuore, e anche con tutte le interruzioni, le difficoltà che i nostri artisti operai, ecco, ci mettono di mezzo, perché magari uno scappa, uno sta male, uno non gli va improvvisamente con la piega che ha preso lo spettacolo, e dicono la loro. Bisogna andare dal Papa adesso. Oh, caspita! C'è certo che c'è, sì, Lei insomma. predilige i poveri, noi saremmo proprio adatti. Ecco, sarebbe perfetto, mi sembra. Va bene, abbiamo, insomma, come dire, un po' di ambizioni noi su questo spettacolo. D'altra parte, Fratello Ettore se lo merita, di essere conosciuto e di essere. Ma ce lo meritiamo anche un po' noi, siamo simpatici.